Bella regà, qua è Savix che vi parla, come state? Spero tutti bene. Allora ragazzi, oggi vi porto un metodo per fare car to service senza timing, quindi montiamo e compriamo immediatamente. Requisiti ragazzi, il bunker, ci servirà l'autofficina con il veicolo donatore all'interno, cioè il veicolo da cui prendere le modifiche ragazzi, e almeno il veicolo del civile da moddare. A questo punto ragazzi, un amico che ci dà una mano, e se volete potete usare il teletrasporto, quindi attivare le attività blu sulla mappa. A questo punto iniziamo con il glitch e dobbiamo entrare raga all'interno del nostro bunker. Possiamo anche metterci lo spawn direttamente qua dentro e poi andare all'autofficina, oppure fare come ho fatto io che ci sono entrato. Potete entrarci anche con un veicolo ragazzi, non succede niente. Una volta che siete all'interno, uscite e vi dirigete, raga, alla vostra autofficina. Potete anche poi teletrasportarvi se preferite. Quindi ragazzi, a questo punto, se vi siete rotti le palle di giocare con account con pochi spiccioli di rango basso, e anche voi volete un account magari con tutti questi soldi per giocare gli ultimi 2 anni ragazzi, senza più preoccuparsi di sbattersi a fare il cash, questo è il momento giusto, account a prezzi strasciati. Quindi una volta che siamo arrivati raga dall'autofficina, dobbiamo entrare all'interno dell'autofficina. Una volta che siamo all'interno, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo assicurarci di avere il veicolo donatore all'interno e i veicoli da moddare, cioè quelli dei civili. Entrate nella vostra autofficina ragazzi, se per caso c'è qualcuno in lobby che ha la stessa vostra autofficina, se no il glitch non funzionerà. Quindi a questo punto salgo sul veicolo da cui voglio prendere le modifiche ragazzi. Ma prima gli diciamo al nostro amico che ci dà una mano di diventare membro della Sicuro Server, come vedete in basso a sinistra. Quando il nostro amico è diventato membro della Sicuro Server, raga, cosa dovrà fare? Aspettare che gli diciamo di avviare un'attività o di Dax ragazzi o di Tony. Quindi noi adesso saliamo sul veicolo, ma prima di salire sul veicolo dobbiamo farci invitare all'interno della sua organizzazione. Quindi una volta che siamo membri dell'organizzazione del nostro amico e l'abbiamo accettata, schiacciamo freccia destra, facciamo una modifica al veicolo ragazzi e poi torneremo a posto. A questo punto, una volta che scendiamo dal veicolo, gli dobbiamo dire al nostro amico di avviare un'attività di Dax o di Tony dal telefono, ragazzi. Deve richiedere un'attività. A quel punto, quando lui andrà ad avviare l'attività, e a noi ragazzi ci compare questa scritta che praticamente l'attività è stata startata, semplicemente clicchiamo una volta freccia destra davanti al veicolo e sbada bam ragazzi, avremmo moddato la macchina. Ora come facciamo per comprarla immediatamente? Semplicemente dobbiamo uscire dal CEO del nostro amico, ma siccome siamo nell'attività non ce lo fa fare. Quindi gli diciamo al nostro amico di cambiare semplicemente la lobby ragazzi. E una volta che il nostro amico ha cambiato la lobby, a noi ci farà comprare il veicolo e lo potremo mettere nel garage che vogliamo ragazzi. Quindi se vi è piaciuto il video lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix. Se avete bisogno di qualche account moddato non esitate a contattarmi. E alla prossima, bella regà. Spada.